Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Siete curiosi di sapere già cosa si farà oggi, vero? Lo so che questi ingredienti sono un po' strani, ma ora vi spiegherò per bene. Quello che vogliamo fare è infatti questa specie di gelatina verde, un po' slimer. Vedrete, sarà divertentissimo. Quello che ci serve quindi è questo liquido che la mamma usa anche per stirare, per fissare le camicie, della colla liquida. Potete usare appunto quella di vari colori o trasparente, non importa, dell'acqua naturale dal rubinetto e dei colori alimentari. E ora posso farvi vedere come fare. Prima di tutto ci serve una ciotola di questo tipo e un cucchiaio. Potete anche prendere una seconda bacinella e per esempio aiutarvi a mischiare. Prima di tutto però vi faccio vedere in questo caso se io parto con una sola bacinella e metto un po' di colla, di questa liquida, vedete? Ovviamente con questo tipo di colla ci vuole un po' perché c'è questo dosatore, però possiamo anche rimuovere il tutto. Per esempio, vedete, io ho tagliato un pezzo di fondo e posso spremerla più velocemente, perché tanto mi serve tutto il tubo. Questa è la colla che ci serve per esempio per i lavoretti, quindi non è l'Attac, ma è una colla normalissima, vedete, come può essere appunto la Prit. Schiacciamo per bene e prendiamo tutta la colla che possiamo. Dovrebbe essere tutto. Ecco qui ancora un pochino. Ecco qui. E ora mettiamo un po' di acqua. Io ne ho messi circa 50 ml. E ora possiamo mettere i nostri colori. Metto un po' di blu. Ma visto che voglio farla verde, ci devo aggiungere anche un po' di giallo. Vedete, metto 3 gocce più o meno di ogni colore, ovviamente dipende dalla quantità e dall'intensità di verde che volete avere. E ora ci metto questo spruzzino, che è quindi quello che si usa per fissare le pieghe quando la mamma stira. Vedete, ne metto circa un cucchiaio. E ora mischio. Questo colore potrebbe essere ancora un po' più fortino, quindi io aggiungerei un po' più di colori, eh. Qualche goccia un po' di blu, qualche goccia ancora di giallo. Facciamo un bel verde power. Ecco, così va già meglio. Che ne dite? Vedete, il risultato è già abbastanza gelatinoso, la consistenza è un po' di questa, vedete, appunto gelatina che però non è così densa. Io aggiungerei ancora un po' di colla perché alla fine vorrei avere una consistenza un po' diversa. Quello che faccio è quindi aggiungere ancora della colla e continuare a mischiare per ottenere la consistenza desiderata. Thank you.
Vedete, in questo caso io per esempio ho utilizzato quasi un'intera confezione ancora di colla, quindi questa è la seconda e magari ve ne servono un po' di più. O potete cercare di fare il contrario, quindi di mettere meno liquidi, quindi meno acqua e meno fissatore per le camicie. Vedete, perché la consistenza deve essere proprio questa... questa cosa un po' da Halloween, sapete? Questa gelatina, questo slimer da acchiappafantasmi, se avete presente, no? Ecco qua. Vedete, ora anche con le mani vi faccio vedere che diventa questa gelatina, questa cosa veramente disgustosa, che sarebbe perfetta per Halloween. Potete utilizzarla, per esempio, per fare qualche scherzo. Potete anche appunto mettere ancora dell'altra colla o comunque, come vi dicevo, cambiare le proporzioni per renderla un po' più densa. In questo caso per esempio appiccica ancora un pochino sulle mani, quindi magari appunto, come vi dicevo, sarebbe meglio cambiare leggermente le proporzioni in modo da avere magari più colla e quindi evitare questo effetto che ci attacca tutto sulle mani. Però vedete, l'effetto mi piace veramente tanto. Provateci semplicemente anche voi, fatemi sapere cosa succede, se cambiate le proporzioni o se magari lo fate con qualche amico. Vedete, sarà una cosa divertentissima e sarà veramente una sorpresa quale sarà l'effetto dei vostri amici una volta che vedranno questo gel super pauroso. Alla prossima, ciao!